Vedendo il video, è arrivato il mio amico Pietro il Baffo, col quale vorrei aprire in brindisi questa cosa. Va. Questo è il re degli arrosticini, ma è bravo, eh? Cioè, sembra, a vederlo così non si direbbe, ma quelli si rimanti, no, non mi dà. Attimino, che stai a fare? Dico, mi siete proprio... Sono il papà di tutte le radio libere d'Italia, perché poi sei il nonno, sono passati 60 anni. Quando eravamo giovani, ma ti ricordi da giovanotti quando andavamo dietro le ragazze? Scappavo. Nel 75 eravamo dei galletti di Torino ed eravamo i primi a fare radio brigata. Non abbiamo mai bloccato nessuno perché scappavano più veloci di noi. A me dicevano tutti, no, non posso dartelo perché mio marito non vuole. Guarda come ci siamo ridotti, a mangiare va bene, ti saluto bene. Bene, vedo che tu per nascondere la calvizie usi. Adesso le donne dicono che l'uomo brizzolato è molto affascinante, che bugiardo. Perché non l'avete detto a 30 anni? Che non è brizzolato? Però mi andava tutto bene, adesso non posso fare più niente. Comunque, cioè, la morale di tutto questo discorso è che non si è mai marciato niente, né allora né oggi. Evviva! Adesso do coglio perché... Andando a garantire la tracciabilità del prodotto sul latte e sui latticini, andando a garantire sulle carni fresche, andando a garantire, l'abbiamo fatto proprio nei mesi passati, sul grano, sul riso, affinché appunto la pasta italiana possa essere garantita al 100% con prodotto italiano e via il seguito. Certo è un lavoro ancora lungo e dobbiamo su questo cercare di andare a coinvolgere tutte le filiere perché si riesca a dare il giusto valore, perché chiedere la qualità del produttore senza poi compensare questa qualità e la qualità costa sarebbe una somma ingiustizia, quindi noi dobbiamo lavorare oggi affinché appunto questo otto poi venga premiato in realtà davvero con la promozione, ecco, quindi con i soldi anche che arrivino nelle tasche di chi produce. L'ultima cosa, stasera sul palco l'abbiamo anche accennata, i giovani all'agricoltura. Io ho avuto modo di toccare un po' di ambienti agricoli, devo dire che un po' di giovani 2.0 ci sta, anche 3.0. Sì, abbiamo molti giovani che peraltro si affacciano all'agricoltura in maniera molto diversa dai genitori, dai nonni, con una visione molto più dinamica, con una logica anche multifunzionale, per cui non soltanto la produzione ma spesso anche la produzione della piccola trasformazione, o comunque la vendita diretta, quindi anche portando poi a un livello qualitativo molto forte il prodotto. Bisogna però sostenerli soprattutto con politiche inclusive delle aree rurali. Perché noi abbiamo molte volte giovani che si appassionano, sono entusiasti, ma poi quando mettono su famiglia si rendono conto che avere le scuole lontane, avere a volte le strade mal ridotte, non avere la copertura di internet come si deve è un peso eccessivo. Allora noi dobbiamo dare questi servizi minimi alle aree rurali perché i giovani possono davvero sviluppare la loro attività all'interno dell'agricoltura italiana. Tantissimo. Grazie a voi. Perfetto. Chi ti manda? La zia. Amore, la zia. Io mi sposo per un ruolo e poi scappa. Ok, hai parlato delle cose da mangiare. Ci vediamo tanto, sei qua. Vai tranquillo. Quello sta proprio qua a fianco a noi, qui si incontrano anche le... Oh, guardate che cosa, che treno, c'è vero? È dei nostri, capito? No, è dei nostri, così. È veramente un precursore delle radio, è una massa d'organo. Allora, fermi lì. Abbiamo fatto la nostra piccola apertura, la nostra disquisizione iniziale, adesso io direi che possiamo andare con un servizio. Nella serata inaugurale, presenti tante personalità, abbiamo approfittato per parlare un po' del peperone e della situazione dell'agricoltura in generale con gli ospiti che si sono alternati sul palco. Tra loro Giovanni, Andrea Olivero direi come prima intervista, Andrea Olivero che è vice ministro delle politiche agricole, quindi una personalità importante del settore. Sentiamo che cosa ci ha raccontato, quindi andiamo pure con l'intervista e intanto ci muoviamo e cominciamo a vedere un po' la mezza tavola di questo settore. Quando torna le donne 12 ore. Ah,
Andrea Olivero, vice ministro dell'agricoltura, questa sera qui per l'inaugurazione della Fiera del Peperone. Come sembra? L'ambiente è molto bello, c'è stata una presenza di gente entusiasta, tanti sindaci e soprattutto c'è la consapevolezza che anche un prodotto come il Peperone può fare comunità ed è una cosa che per noi è molto bella perché naturalmente fa sì che l'agricoltura possa stare sempre l'attenzione. Agricoltura, a livello più generale, siamo piazzati, come sono messi? I nostri obiettivi sono molto forti.